Estate 2019, Puntala, siamo all'interno della Vela, il bagno storico di Puntala, che è stato l'emblema, che è stato un luogo di grande affezione e attenzione, e quest'anno c'è una nuova gestione, c'è Danilo Ceccarelli con il suo gruppo, con le sue società, che inizierà quest'estate. Allora Danilo, subito, come ti è venuta l'idea di ritornare a Puntala? C'eri già stato, poi sei andato a Calafelice, grande successo, ora nuovamente a Puntala. Ma intanto buonasera a tutti, ci tengo a precisare che il fatto che sia a Puntala non vuol dire che non ci sia più Calafelice e il Marina Club, ci sono ancora, soltanto è che abbiamo accettato questa nuova sfida e quindi un po' per il cuore, un po' per una serie di ambizione, insomma, abbiamo optato per riniziare questa avventura. Devo precisare che il merito di tutta questa, della nostra, diciamo, del nostro business, del nostro lavoro, delle nostre società, dei nostri locali è interamente suddiviso con i miei figli, con la famiglia e con i miei collaboratori più ristretti, che sono ormai, fanno parte anche loro della famiglia. Da Davide, mio nipote, dai maître, dai chef, dalla cucina, dalla sicurezza, insomma, volevo dire che il merito di ottenere certi risultati è chiaramente condiviso con tutta la squadra, perché senza di loro noi non avremmo potuto fare niente. Allora, ora dall'interno della Vela usciamo e Danilo ci racconterà che cos'è la Vela 2019, anche perché, ricordiamolo, è un stabilimento balneare in primis, è un ristorante, una pizzeria, è un American bar, è di tutto di più. Beh, diciamo che abbiamo voluto quest'anno, diciamo, già era la struttura, non aveva nulla da eccepire per il fatto che, insomma, era stata già ristrutturata dalla Baglioni Hotel, pulito, eccetera eccetera, e quindi, insomma, meritava attenzione sicuramente. Diciamo che con il nostro avvento l'abbiamo un pochino personalizzata, abbiamo dato uno spirito un pochino più giovane, abbiamo il nostro, noi diciamo che prevalentemente il nostro core business è il mondo della notte, e quindi con il nostro lavoro abbiamo cercato di, modificando un po' i servizi nella spiaggia, facendo delle tende, offrendo un aperitivo al tramonto con la musica, il DJ. Poi vedremo, ora però parliamo di dove siamo. Siamo nella terrazza della Vela, dove c'è alla nostra destra l'American Bar, poi c'è la posizione DJ e la grande bella sala della cena. Sì, diciamo che questa è la terrazza della Vela, dove svolgiamo il ristorante, soprattutto a pranzo, perché chiaramente il nostro forte è il pranzo, per essendoci un numero di persone sulla spiaggia importante tra noi e gli altri stabilimenti balneari, e quindi diciamo che la sera contiamo di fare un grosso aperitivo, però diciamo che la terrazza principalmente ci facciamo il pranzo, e poi inizieremo da stasera a fare delle cene con la musica italiana, il sabato sera e magari poi ad agosto qualche cosina in più per poter diciamo fornire ciò che Puntala chiede, ciò che i ragazzi di Puntala desiderano, perché chiaramente tutti coloro che sono a Puntala durante il giorno al mare, la sera al porto, poi non sanno poi dove andare a divertirsi. Allora, la novità dello stabilimento balneare a Vela sono le tende. Hai fatto questa bellissima cosa che è di grande livello, grande qualità, e poi anche penso come chi la vivrà avrà veramente un gusto di stare all'interno di questo piccolo habitat che, diciamo, corona un po' la spiaggia stessa, differenziando dall'ombrellone alla... Sì, abbiamo voluto aumentare i servizi della spiaggia, chiaramente offrendo un servizio più di qualità, un servizio a tutto tondo, dal pranzo servito nella tenda all'aperitivo, insomma, alla possibilità di poter stare o all'ombra o al sole, dipende uno ciò che desidera, insomma,
diciamo, e poi è comunque sinonimo di un pochettino pubblico un pochino più alto spendente e comunque più giovane, diciamo, ecco. Ecco, quali sono stati i commenti dei vecchi puntalini che hanno sempre frequentato la vela, anche perché la vela ha una sua storia? Ma sai, la verità è difficile che qualcuno te la dica di fronte, è vero, insomma. Però sai, c'è stato un po' di scetticismo perché noi ormai siamo abbastanza conosciuti per coloro che fanno un po' di rumore, insomma, un po' di confusione. Però cerchiamo di mantenere i toni e di trovare un equilibrio tra coloro che vogliono comunque, amano comunque il relax e la tranquillità e con noi magari in serata vogliamo fare qualcosina di più divertente. Allora, ora scendiamo di sotto con Danilo e così vediamo anche la parte del... un altro American Bar e poi quella che è la realtà della spiaggia. E siamo scesi sulla spiaggia e qui c'è alla nostra spalle questo splendido bar. Ecco, questo bar qual è la sua funzione? Diciamo, questo è principalmente il bar che dà il servizio a chi è in spiaggia, diciamo chi è in costume, chi è in ciabatte, chi è comunque dà il servizio ai bambini, il ghiaccio, durante il giorno parlo chiaramente, durante il servizio della spiaggia, diciamo è il gelato, la granita, il caffè, diciamo questo è il bar che dà il servizio principalmente alla spiaggia. Poi chiaramente questo è il bar che la sera alle 6:30 in questa area ci facciamo il buffet, si trasforma in aperitivo e quindi tutte le sere e qui da qui faremo un po' di musica pianino pianino dalle 6:30 in poi per tutti coloro che sono in costume, che sono sulla spiaggia, verranno a fare l'aperitivo qua, sperando che vengano a fare l'aperitivo qua. Invece coloro che magari non sono in costume ma sono in abiti normali, sarebbe difficoltoso andare in spiaggia, lo possono fare direttamente in terrazza come l'hanno sempre fatto. Questo non vuol dire che questo inibisce la terrazza, assolutamente, dico semplicemente che chi è in costume però in terrazza tutte le sere possiamo far cena, certo, regolamento, diciamo che dalle 9 in poi la terrazza viene sfruttata come ristorante. Ecco, vediamo un po' anche, è molto bello questo scorcio della spiaggia con ciao, buongiorno. Questi sono 8 gazebi, 8 tende dove, come dicevo prima, contiamo di offrire questi generi di servizi, dove la sera uno si mette qua a guardare il tramonto per la magia. Poi è una posizione per il tramonto ideale, esatto, perfetta. In Natale uno può degustare i nostri aperitivi, fa piccolo buffet di frutta, di stuzzichini e aspetta, diciamo, all'ora della cena con tranquillità, diciamo che verso le 8:30, questa operazione si va a concludersi, che poi si riandrà ad aprire dalla mezzanotte in poi principalmente per i ragazzini di Puntala. Sì. Esatto. Il ragazzino di Puntala dove finisce, tanto le usanze di Puntala sono che saranno fino all'una al porto, l'1:30 così al porto, poi vengano qua e dovrebbe teoricamente, diciamo, contiamo di offrirgli un servizio per fare un po' più tardi, un po' di musica, un po' di cose. Cioè, mi sembra hai fatto una logica di tanti eventi durante anche la giornata, per cui significa per i grandi, per quelli meno grandi, per cui c'è tutto. Noi dobbiamo dare servizio a un po' di tutte, a tutte le fasce di età, in base alla fascia di età e a quanto uno si aspetta, in base al proprio stile di vita, alla propria usanza, si contiamo di dare il servizio che conta di ricevere, insomma, in questa maniera. La struttura è bellissima, diciamo che c'è e l'abbiamo solo un pochino perfezionata alla nostra maniera, però devo dire che insomma è stato facile fare migliorarla ancora perché era già molto bella di suo. Io vi ricordo che dal 2005-2006 ho già gestito la vela ai tempi di Fabio Giordano e Pasquale Giordano. Il ristorante. Perciò avevo solo la somministrazione, infatti, in quei tempi. Sì. Allora, poi un'altra cosa, riporti quella tradizione che ormai si era persa nella notte dei tempi della grande festa il 24 agosto. Ma proprio in funzione di questo devo dire che
Oggi ho chiamato, telefonato a Pasquale Giordano, e oggi Fabio Giordano è qui in occasione di questa inaugurazione, perché ci darà una mano a organizzare la festa del 20, ora non mi ricordo, il sabato 23-24 agosto. Stiamo valutando adesso quale sarà il tema della maschera, del costume, e poi daremo e conteremo di fare anche quell'evento là, insomma. Allora, riepilogando, tutti i sabati c'è questo identico a quello che accade oggi, sì, esatto. Per cui significa il buffet nella parte bassa qui del bar, dove c'è la spiaggia, la cena seduta servita di sopra, esatto. poi parte la musica, esatto, fino al notte punto. Esatto, perfetto. Poi tutti i giorni invece qui c'è l'aperitivo. Aperitivo, il servizio bar e aperitivo al tramonto. Poi cena al ristorante sulla terrazza come tutti i giorni, insomma. Siamo a trovare gli amici di Puntala, Camilla Dei, una di tradizione puntalina, insieme al suo marito. Allora, la vela riparte alla grande. Siamo felici che finalmente qualcosa riparte a Puntala, che noi amiamo, siamo sempre venuti dall'infanzia. E veramente speriamo che si ripopoli, per cui ce la mettiamo tutta. Grazie. La mettiamo tutta e dobbiamo venire tutti. Tutti qua, Puntala, un posto meraviglioso, il posto più bello della Toscana. Stefano Piana è un sinonimo di Puntala, nel senso, da quando? Da ragazzino? Sono vicino, avevo 5 anni, sono cresciuto qua, sono residente qua e vivo qua quasi tutto l'anno. Con allora, tutto l'amore per questo luogo. Ecco, raccontaci un attimo l'evoluzione della vela, se l'hai vissuta completamente. Beh, l'evoluzione della vela parte dai tempi di Gianfranco, a proseguire con Giordano e oggi con, anzi, siamo dimenticati il signor Polito. Lui è padre, prego. Sì, e poi credo c'è Silver Surfer. E adesso con Danilo. Sì, come ben sanno tutti quanti. Ecco, secondo me si presenta un'estate degna di quelle che erano le estate a Puntala. Sicuramente sì, sicuramente sì. Bravo Stefano. Mi fa piacere. Ti troveremo a Puntala sempre. Bene, buona Marin. Marin, ciao Marin, ci conosciamo. Allora, quest'anno qual è te invece come ti muoverai nelle tue attività? Io ho la mia flotta. Esatto. Io ho la mia flotta, mi muovo con la mia flotta per Puntala. E Briatore avete le flotte. Esattamente, e cerco di accontentare amici e non amici qua a Puntala per le isole di Puntala. E però senza abbandonare mai wakeboard e sci nautico. Quello è importante, anche perché importantissimo. Lui lo conoscono tutti come l'uomo dello sci. Benissimo, esattamente sì. Sono sempre stato io e unico rimarrò io. Anche Valentina di Siena è presente qua a Puntala. Te sei una che frequenta abitualmente questa area della Toscana o no? Sì, durante l'estate abbastanza, insomma, ho una casa follonica e quindi ogni tanto viene a Puntala. Sì, durante questo è importante. Sì. Senti, questa è stata una buona occasione. Buona occasione, ecco, nella tua gioventù era un luogo di frequentazione, anche perché poi la vela è un luogo storico. Sì, tra l'altro avevo anche ho sempre una cara amica che viene proprio al bagno, in questo bagno, e quindi quando ero più giovane, diciamo così, venivo in barca e lei aveva una barca e ci portava in barca d'estate un po' di giorni, così. Questo che cosa significa? Speciale, speciale per le future spose, bellezza per le future spose. Ah,
che hai già una previsione di una data? Sì. Quando? Sabato 29 giugno. Tra una settimana. Allora complimenti, auguroni. Grazie. Ora sei in vacanza? No, siamo vicine, quindi Follonica. Allora Martina fa parte dello staff del gruppo della Vela, sei di Grosseto? Sono di Grosseto, sì. Esatto. Ecco, cioè praticamente sei tutta l'estate qui alla Vela o ti sposti su altri locali? Allora, io ho iniziato a lavorare quest'estate e lavoro a Cala Felice, al Marina Club e alla Vela, tutti i locali di Ceccarelli. Che li fai tutti? Tutti e tre. Qual è quello più bello? Allora, devo dire che Cala Felice è più, diciamo, per ragazzi, quindi comunque il divertimento è assicurato anche nel dopo cena, però la Vela mi piace particolarmente per quello che sta offrendo. Grazie, per cui ti troveremo qua tutta l'estate. Mi troverete qua. Allora, a Puntala chiaramente non poteva mancare Vincenzino e Michele, due ex ragazzi di Siena. Vabbè, ragazzi. Ex ragazzi di Siena. Sempre residenti. Michele Bianchini è non chirurgo estetico. Medico e chirurgo estetico. Vincenzino invece lui vive nella promozione, nel mondo del calcio, nel mondo della comunicazione. Allora, che estate sarà Vincenzo? Anche se è arrivata tardi, perché a maggio top completo. Purtroppo è partita un po' in ritardo, però sicuramente grazie a realtà come queste e soprattutto grazie a persone, a imprenditori seri come la famiglia Ceccarelli, credo sarà un'estate molto divertente, ma sicuramente sarà un'estate di divertimento e senza brutte notizie, come dico io. Ecco, ma te ti dividi in quanti locali, perché sei fa lo spezzatino? No, io non mi dico, mi piace il divertimento e frequento i locali, non faccio lo spezzatino. Vado dove c'è la bella gente e qui è una bella situazione, una bella atmosfera e piace frequentare i bei posti, anche per motivi lavorativi, comunque permettono di stringere contatti con persone e aziende. State a Puntala con la famiglia, per cui significa ormai quanti anni sono? Sono 30 anni praticamente, no, 30 anni non con la famiglia ovviamente, però sì, Puntala è sempre un luogo meraviglioso, con un mare splendido, con la Vela quest'anno, con questa nuova gestione. Wow, mancava, eh? Mancava decisamente, e quindi relax. Cambia argomento, calcio, a che punto siamo? No. Non parlo di calcio. Del marketing, tutto ciò che aspetto tecnico non è di mia competenza, tutto ciò che è pubblicità. Ma il ritiro quando inizierà? Il 15 luglio, metà luglio, mi ritrovo il 12 luglio, però come dico io non mi occupo dell'aspetto tecnico. È giusto che non ne non vuol parlare, va bene, no, d'accordo. No, non è di mia competenza, ci sono persone idonee che si occupano dell'aspetto tecnico, non è il mio ruolo. Una domanda che non è tecnica, ma Anna Durio è sempre felice e contenta di questa esperienza? Io credo che persone come Anna Durio nel calcio è difficile trovarle, sono persone leali, corrette e che bisogna solo stimare, perché come sai te nel calcio e nello sport è difficile trovare persone del genere. Mi sbaglio, dimmi. No, bene, alla grande. Posso solo, io da persona coinvolta in prima persona posso solo dire grazie, posso solo dire questo. Peccato che non ha avuto quel pizzico di fortuna, perché poi le cose le ha fatte tutte bene. Sì, è una grande imprenditrice, una grande persona e credo l'abbia dimostrato. Abbiamo Mister De Luca, alias Gogo De Luca. Alias Gogo De Luca, hai detto bene. Lui è uno che ti hanno concepito forse a Puntala. Può essere che i miei genitori mi abbiano davvero concepito qua a Puntala. In effetti io ho casa qui dal 67, quindi voglio dire, sono del 63, quindi voglio dire, ci siamo vicini. E sei sempre stato alla Vela? Sono sempre stato alla Vela perché i miei genitori vennero qua in tempi appunto non sospetti, si innamorarono di questo posto e poi siamo sempre rimasti qui.
Io l'estate, a parte le parentesi pagliesche, chiaramente sono sempre cresciuto qua, quindi l'ho visto da sempre questo posto. Questa nuova gestione sta dando dei segnali belli, importanti. Sì, Danilo aveva già avuto in gestione in anni passati il ristorante, ora ha preso in gestione, è una persona che conosce bene l'ambiente, sa il suo, come si dice in gergo, sa il suo mestiere, conosce l'ambiente di Puntala e ha dato subito il suo imprinting, già con due o tre cose ha fatto vedere giustamente quello, il potenziale. Te lo sai benissimo, perché anche te, Franco, che viene a Puntala non è un giorno, e quindi si vede la differenza, che poi basta poco, però va fatto poi, però. Una grande 2019, tutti a Puntala. Sì, un grande, siamo partiti alla grande, è partito soprattutto Danilo alla grande, la serata come tempo gli ha detto bene, ci ha detto bene, e quindi si parte alla grande, dai. Ora iniziamo la cena, chiaramente con Danilo Ceccarelli, la pizza, ecco, raccontaci un attimo che è questa pizza e poi che metodo usate voi per fare la pizza. Allora, intendo precisare, abbiamo un pizzaiolo bravissimo, napoletano, di origine napoletana, quindi facciamo la pizza napoletana con la crosta intorno. Questa è una pizza, praticamente una caprese con la mozzarella di bufala, va bene, con pomodorino pachino e il formaggio San Daniele, e l'impasto è rigorosamente con una diciamo per 48 ore, con una, come si dice, per 48 ore, una lievitazione di 48 ore. Benissimo, questo poi vediamo anche gli altri piatti, perché questo è interessante. Pizza, qui la pizza tutti i giorni? Tutti i giorni, sì, giorno e sera. Giorno e sera. Buon appetito. Con Super Pedi e con l'altro collaboratore per la serata, un momento magico, per cui significa questo è l'inizio dell'estate a Puntala 2019. Sì, buonasera a tutti da parte di Super Pepi e il DJ Riccardo Ricci, grazie per essere qui con noi, è una bellissima serata, siamo molto contenti di essere qua alla prima della vela a Puntala, una location meravigliosa e una serata fantastica, veramente, siamo molto contenti di essere qua. Ecco, ho ascoltato praticamente tutta musica anni 70, 80, 90, 2000, eccetera. Quale miglior musica possiamo proporre? Cioè, la più bella, anche perché io, essendo un attimo datato, la musica più bella al mondo è quella in quell'anno lì. Sì, in effetti proponiamo anche roba nuova, però a cena ci piace distinguerci proprio con questo sound degli anni 60, 70 e anche 80. Ecco, voi sarete nella base qui tutta l'estate? Vediamo come, sicuramente ci saranno altre serate in arrivo, perché è un posto veramente meraviglioso. Allora, e ora cosa li fai fare? Adesso ci prepariamo, perché li stiamo scaldando, è quasi finita la cena, come vedi è aumentato anche il ritmo, siamo sugli anni 90 circa, e adesso dopo anche un po' di reggaeton, Despacito, questa roba qua che piace a tutti e mette tutti d'accordo. Anche perché poi c'è un bel pubblico che arriva da quelli vacanzieri su Puntala, poi anche persone che arrivano un po' da Siena, Arezzo, Grosseto, Firenze, Roma, Milano, eccetera. Sì, c'è un pubblico molto che arriva da diverse location, e quindi questo naturalmente fa piacere, perché quando senti l'Italia che arriva a Puntala è una bellissima soddisfazione, immagino anche per il locale. Chi troverete alla vela come responsabile di sala, come coordinatore? Alessandro Liva, ex Dip Alessandro, detto il Piuma. Il Piuma,
Il Piuma è una delle colonne portanti di Puntala, praticamente ha fatto servizio in tutti i locali più importanti, più belli, e ora è alla vela nuovamente. Alla vela. Dopo tanti anni, sono passati 4 anni e sono rientrato alla vela con grande piacere. Poi con questa bellissima serata abbiamo fatto lo scoop stasera. Allora, te vivi a Puntala, per cui praticamente sai tutta la storia, sì, tutte, certo, le situazioni. Secondo te a questo punto la vela può dare una spinta a Puntala? Quest'anno la vela farà un boom eccezionale con queste serate qui, con questa gioventù che è rientrata a Puntala. Secondo me quest'anno la gente di Puntala rimarrà qui, alla vela. Questa ragazza che è tutta la sera che sta ballando, it's all the night that you can dance and you like very much to be enjoyed. I enjoy so much, I actually love this place, it's one of my favorite places. I've been here once or twice before and it's spectacular, especially tonight, bellissimo per morire, bellissimo, bellissimo, mi piace tantissimo. And what country are you from? Kenya! And where are you coming here again? Vacanza, studio qui, tutto. Anniversario di matrimonio, cioè quant'è che siete sposati? 6 anni. 6 anni? Sì. E siete sempre felici e contenti? Felicissimo. Ormai sì, ormai sì. Lui ha detto ormai sì. Come mai hai detto ormai? Perché hai detto ormai? Ma contento. Ma come sta contenti? No. Non è vero, siamo guarda, felici guarda, e contenti. Guarda, ti dà due schiaffi di rovescio. Dopo. 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 Allora, in questi 6 anni sono stati belli, qualche momento anche un po' così di lì. 15 anni, 6 anni di matrimonio e altri 7 di fidanzamento. Ma cui bambini, bambine? No, nessuna. Non ci sono venuti perché? E siamo felici così. Va bene così. Ah, va bene così. Va bene così. Va bene, questo è perfetto. Abbiamo il cane e il gatto e siamo felicissimi. Ok, allora complimentoni perché grazie. Siccome si separano tutti in Italia, no, vedere no. Le due persone stanno insieme è bellissimo. Ma ormai non mi separo più. Qui c'è stata una richiesta di matrimonio, lui ha chiesto a te di sposarlo. Ah. Certo, sei stato veramente bravo e di grande anche stile portando un gioiello di questo livello. Io non sento, non sento, effettivamente c'è un po'. Dicevo, sei stato bravo a fargli il regalo per richiedergli di sposarlo. Ma quanto è che siete fidanzati? 1 anno e mezzo e mi aveva imposto questo regalo praticamente. Me l'ha imposto e allora io l'ho fatto dalla disperazione. O l'anello o te ne vai a casa. E allora poi che succede? E poi mi ha fatto la proposta. Sì, e quando vi sposate? L'anno prossimo. L'anno prossimo. E tutto ok, perfetti, bravi. Un'altra dello staff della vela e di tutta la realtà di Danilo è Ilaria. Allora, te su quale locale stai lavorando? Alla Felice, la Vela e Marina Calabria. Come ho chiesto alla tua collega precedentemente, quello che ti piace più qual è? La Vela è molto elegante. Ma te di dove sei? Di Grosseto. E da grande cosa vuoi fare? Sto studiando per diventare pedagogista, quindi spero quello. Questa è un'amica di Puntala da tantissimi anni, Tilly. Lavora. Che significa? È una persona che ci può raccontare Puntala. Allora, questa operazione della vela che riapre in una logica molto bella, musicale, brillante, cosa può significare? La rinascita di Puntala magari. Basta, non so. No, quanti anni è che vieni a Puntala? Io vengo a Puntala da 30
35 anni circa. Alla Madonna, perfetto. Era piccola. Era piccolissima. Sì. Allora a questo punto si prospetta questa rinascita di Puntala. Questa rinascita magari sarebbe una bella cosa davvero.